Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, accade talvolta che delusi dalle nostre aspettative, portate nel grembo e assunte anche con quella aspettativa ulteriore che le ingloba tutte, che la fede debba poi soddisfarle, delusi talvolta preferiamo evadere dalla comunità, preferiamo raccontare una storia diversa, la nostra, da quella che il Signore vorrebbe. Ascolteremo tra poco nell'esperienza dei due discepoli di Emmaus, dell'Evangelista Luca, che soltanto quando riusciamo a conciliare il nostro punto di vista con la storia nuova inaugurata da Cristo, il suo regno, possiamo trovare pace, dare un senso ai nostri giorni, alla nostra vita, anche e soprattutto ai giorni di difficoltà, come questi giorni, come questo tempo di prova che stiamo vivendo. All'inizio di questa celebrazione eucaristica apriamo il cuore al pentimento, facciamo entrare in noi la grazia del Signore in comunione di spirito, perché ci infonda la sua grazia, la sua pace. Signore, che nella luce della tua risurrezione disperdi le tenebre del peccato, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che spezzi per noi il pane della vita e fai ardere il nostro cuore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci invii nel mondo a recare il lieto annuncio della tua Pasqua, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente e misericordioso, abbi pietà di noi, perdoni i nostri peccati e conducici alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste Pietro con gli undici si alzò in piedi a voce alta e parlò così: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, un uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione.
Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morire fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché la profete sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, oh Dio, e in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore mia parte di eredità il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere. Comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. Agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Thank you.
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Gloria a te. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli carissimi, l'Evangelista Luca pone alla nostra vita di fede una domanda cruciale. È importante che voi abbiate fatto esperienza, voi che non l'avete fatta come me, fisica, diretta, del Cristo, come coloro che mi hanno raccontato di averla fatta, il Collegio dei Dodici e i diretti interlocutori dei dodici, oppure è importante che voi abbiate delle coordinate capitali per i quali sentire la presenza del Signore, oppure, come dire, è importante che voi abbiate una chiave di accesso al cuore di Gesù Cristo per poterlo sentire vostro compagno di viaggio ogni giorno della vostra vita. Nella domanda troviamo anche la risposta, in questa narrazione che costituisce un unicum dell'Evangelista Luca. Luca, appunto, non fa esperienza diretta del risorto, non è un testimone diretto del risorto, ma dice a tutti noi, in quel discepolo che non ha nome a fianco a Cleopa, lontano 11 chilometri da Gerusalemme, che ci sono delle condizioni previe da accettare nel cammino di fede.
La più grande è e resta, carissimi, che da Gerusalemme non ci si allontana mai. Perché Gerusalemme è la città del compimento della volontà di Gesù Cristo che rispecchia quella del Padre. Gerusalemme è il compimento della nuova creazione, del mistero di redenzione. È l'emblema di tutte le nostre comunità cristiane, di ciò che le comunità devono vivere, di ciò che ciascuno di noi è chiamato a vivere in seno alla comunità. L'offerta, il servizio, incondizionato, senza limiti. Ed è questo il primo errore dei due discepoli lontani da Gerusalemme. Non è rimproverato loro, notate bene la delicatezza con cui Gesù si approccia alla loro conversazione, non è rimproverato loro che parlino, che siano delusi, che si rimbrottino l'un l'altro i fatti accaduti, beccandosi, probabilmente anche per una sorta di divergenza di vedute su alcuni punti, perché il verbo greco è indicativo, non stanno conversando normalmente, stanno conversando lanciandosi frecciate l'un l'altro. E questi due discepoli, lungo la via, delusi dalle aspettative, lo dicono apertamente, speravamo a questo straniero, a questo forestiero. Gesù, notate, è sempre stato forestiero per Gerusalemme, un uomo venuto dalla Galilea, forestiero anche per questo mondo, lui che non è di questo mondo, il maledetto che pende dall'elio, secondo il libro del Deuteronomio. E probabilmente questa è l'aspettativa più deludente, più cocente di questi due discepoli allontanatisi dalla comunità, ed è il loro primo errore. Vivono la fede, vivono tutto quanto hanno accaduto, vivono la propria biografia, la propria storia, come una soddisfazione delle proprie aspettative. E fino a quando, carissimi, viviamo la fede come qualcosa che deve accadere secondo i nostri schemi, i nostri piani, i nostri progetti, non riusciremo mai ad avere quella pace che il Signore invece è venuto a portare come dono dello Spirito Santo che guida i nostri pensieri, le nostre azioni, la nostra vita, le nostre scelte. Questo è il primo errore dei discepoli di Emmaus. Non hanno compreso che a Gerusalemme è avvenuto l'esatto contrario di quanto loro auspicavano. A Gerusalemme si è consumato un fatto di portata straordinaria, un nuovo battesimo per l'umanità, la logica del servizio, l'abbattimento del male e del sopruso con l'amore, con la mite forza dell'amore. Ed evidentemente, carissimi, questi due discepoli impegnati, come tanti dei nostri cristiani oggi, sono andati incontro a delusione perché non hanno compreso, come spesso anche oggi noi non comprendiamo, che è nella comunità che dobbiamo vivere la fede, che è l'unione che fa la forza e che in virtù di questa comunione, e la Chiesa non è altro se comunio, ed è questa la definizione più bella del nostro essere Chiesa, non hanno compreso che è in seno alla comunità che si fanno le scelte e che si opera il discernimento. E veniamo al secondo errore di questi due discepoli, che è il non essersi fidati della testimonianza di fede dei fratelli. Lo dicono con una punta di ironia. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed ecco l'approccio del Signore. Leggete le scritture, fate liturgia della parola ogni giorno della vostra vita e cercate di capire, non è forse nelle scritture scritto, a partire dall'esperienza di Mosè e passando per i profeti, che le cose dovevano andare così, che i profeti sarebbero stati uccisi, che i maestri sarebbero stati eliminati e che in ultimo un Messia si sarebbe consegnato a tutti, avrebbe redento il popolo donandosi come olocausto, come vittima pasquale, come agnello. A pensarci bene, carissimi, persino la lettura delle scritture, se non avviene nella fede, se non avviene nello Spirito Santo, può essere tergiversata. Quel libro può diventare fonte di errori, anziché essere la parola che salva. Ed è per questo che nella meravigliosa
Esperienza che l'Evangelista Luca ci racconta in questo brano, Gesù alla liturgia della parola fa seguire la liturgia eucaristica, spezza il pane. E qui si aprono gli occhi dei due discepoli, che sono contaminati nei loro sensi perché non hanno capito che la loro storia può mutare e muta nel momento in cui la si consegna in una storia più grande, in un'esperienza totalizzante, coinvolgente, abbracciante, avviluppante, perché è questa l'esperienza che Gesù, accostandosi a loro, gli fa fare. Ed ecco allora che nello spezzare il pane ritrovano, riconoscono il Maestro, colui che si è donato. Ecco carissimi, questa è l'esperienza che dobbiamo fare. In questi giorni siamo privati fisicamente dell'Eucaristia, ci manca il cibo, ma non per questo manca la parola. E proprio perché la parola non ci manca, possiamo riconoscere il Signore, possiamo avere la chiave d'accesso al suo cuore, capire e pregare con tutte le nostre forze quanto è importante che nell'accostarsi all'Eucaristia, che il Signore, anche per una provvidenza che non conosciamo, ci sta facendo fare. Sapete che nelle chiese orientali gli ortodossi disciplinano la prassi eucaristica non tutti i giorni come noi latini, ma una volta alla settimana, in alcune chiese anche una volta ogni due settimane. E uno potrebbe chiedersi, ma tutti gli altri giorni come fanno? Tutti gli altri giorni vivono e aspettano, celebrando la liturgia della parola e delle ore, in funzione del giorno in cui si accosteranno all'Eucaristia, in funzione della domenica. Immaginiamo anche noi questo dinamismo. Tutti i giorni anneliamo ad accostarci a te, Signore. E nel mentre che il nostro dolore, la nostra percezione della tua assenza fisica in noi, purifica le nostre intenzioni, rende più retti i nostri sensi. Che sia questo, carissimi, l'augurio anche che ci facciamo in questi giorni. E in questo primo giorno del Triduo in onore di Santa Caterina non posso non pensare alla sua affermazione. Caterina era una donna tutta d'un pezzo, molto rigorosa la sua ascesi, asciutta, totalmente austera la sua vita di fede. Quel che più colpisce quando nel dialogo della Divina Provvidenza ci parla dell'Eucaristia e che i ministri del sole eucaristico, così chiama l'Eucaristia, il sole che siamo noi sacerdoti, ministrano questo sole i cui raggi illuminano tutto il mondo, tutta la Chiesa. È chiaro, carissimi, che se non siamo debitamente preparati a ricevere la luce, i raggi di questo sole possono accecarci, possono renderci ciechi. Ma nella misura in cui il nostro cuore si dispone a consegnare la propria vita, la propria biografia in una storia più grande, nel momento in cui tutti decidiamo non di allontanarci da Gerusalemme voltandogli le spalle, ma andando verso Gerusalemme, e Gerusalemme vuol dire bere anche il calice amaro della vita, vuol dire anche accettare tutto ciò che verrà, nel momento in cui decidiamo tutti di incontrarci a Gerusalemme, nel momento in cui tutti decidiamo di essere famiglia, comunità cristiana che converge attorno all'altare, siamo capito, siamo, sapete certi, già parte di un'umanità nuova, siamo già parte di una storia nuova, di quel battesimo che Caterina va a chiamare non solo d'acqua ma anche di sangue, perché è nel sangue di Cristo che siamo stati redenti. E allora, fratelli carissimi, mentre questo sole vi viene tolto in questi giorni per una circostanza grave e più grande di noi, mentre mirate il sole del cielo, pensate a questo sole chiamato Gesù Cristo e nel riscaldarvi ai raggi del sole che lo rispecchia, preparatevi sempre con la parola e nel clima di orazione al giorno in cui nuovamente potrete riceverlo. Fratelli carissimi, professiamo la nostra fede secondo il simbolo degli Apostoli.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli carissimi, nella coscienza di essere un popolo santificato e redento, facciamo salire al trono di Dio una fiduciosa preghiera. Ripetiamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa sappia testimoniare al mondo la verità del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutti i cristiani sappiano riconoscere il volto di Dio in tutti i fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché l'Università Cattolica possa formare le nuove generazioni alla luce della fede e della scienza, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i sofferenti e gli ammalati siano sempre sostenuti nella fede e nella certezza della presenza di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la nostra assemblea qui riunita per celebrare la resurrezione di Cristo attraverso l'ascolto della parola porti i frutti della vita di ogni giorno, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Padre, apri i nostri occhi, perché sappiamo sentire la Tua presenza e renderti testimonianza di fede nella nostra famiglia, nella società e nella comunità parrocchiale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, al potere e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Santo Padre Domenico, San Tommaso d'Aquino, Santa Caterina da Siena e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Carlo, Quintino, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. Per la comunione spirituale, Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Ed ora, fratelli carissimi, eleviamo la nostra preghiera a Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e compatrona d'Europa, perché la sua dottrina e il suo fulgido esempio siano uno sprone e uno stimolo efficace alla nostra vita di fede, ma anche un punto luminoso in questi giorni. O Caterina, Vergine che splendi di tante virtù adorna in paradiso. Là tu ricevi il premio dell'ardente tua vita santa. Tu, impegnativo modello, rifulgi nella grande famiglia di Domenico e la tua santità è il più puro omaggio al Fondatore. Davanti a Dio ti scopristi creatura, semplicemente, e scegliesti Lui solo. Assetata del dolce suo volere, ne fosti apostola. Non ti appagò alcun diletto o bellezza, e le lusinghe del male fuggisti, riparando con aspre penitenze ogni peccato. Dottore della Chiesa, tu hai seguito la luce di Gesù, vera sapienza, e ti infiammò il suo spirito, che amore sparge nel mondo. O patrona d'Italia, accendi gli animi,
Rendici attivi e nuovi nella fede, e la concordia operi la pace nella giustizia. Per tante meraviglie in te operate, la Trinità Santissima cantiamo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, unico Dio. Regina Cielo.